facendo più a campare, no? Prima in modo che andare all'Inps a fare la domanda per la pensione. Il marito esausto va all'Inps, fa dottore, dottore dovrei fare la domanda per la pensione. La dottoressa dice spogliatevi, questo si toglie la giacca, si toglie la camicia, si toglie anche la maglietta di lana, la dottoressa lo guarda, lo scruta, senza nemmeno visitarlo, dice vabbè, ho visto che effettivamente state inguagliate, ve ne potete andare, vi approvo la pensione. Chiesto tutto contento, torna a casa, fa, ma lì, ma lì, sono giù dall'Inps, la dottoressa è dispugliata, oh, gli mangiuo la giacca, mangiuo la camicia. Ma giurato la macchina che senza nemmeno visitarmi e ve ne potete andare, e approvo la pensione. A mugliare povero, si da calavo cazzo, te ne dovrò accompagnare. Ha detto la signora con la sciarpa bianca, questa cosa succede pure a mio marito. E allora, io voglio sapere. Possiamo continuare a trovarmi scocciate? Quindi un fine di mamma. Ma ci sono tanti altri artisti. E allora, dobbiamo fare spazio a tutti. Allora, io, l'ultima, ancora da cinque. Quanto tempo ci ho? Giusto 3-4 minuti? 3-4 minuti. Vuoi fare proprio il Giuseppe che l'ha? E allora, Barzelletto mi racconta uno scorcio di mano, 3-4 cose, flash, proprio veloce, veloce. Fate le grave. Ora che finirà questa bella serata, stiamo all'antivigilia pochi giorni prima di Capodanno, ultimo dell'anno Capodanno, fate le brave. Allora ci arriviamo papà. Voi non preoccupate. Voi siete sposati? No, sono maritato. Siete maritato? Assicurando anche qualcuno che ha pigliato. Complimenti. Siete la moglie. Se la madre vi siete sposata? 50 anni. 50 anni. Tu lo dici, lo fai a 50 anni. No, perché signori, c'è un pochissimo. Sennò che si indossi. Signori, mia moglie, parlo di mia moglie, la fidanzata era dolcissima. Mia moglie, come ti chiami? Scusa, Vittorio. Mia moglie da fidanzata era carinissima. Pozzi dopo appena sposato, Vittorio ha cambiato da così a così. A sera va a mattina, non è che ci ha messo a stare. Dicevo sempre, Vittorio, cazzo l'ho aspettato, io ho duro. La moglie diceva sempre, amo, amo, che bella parola, signore. Ad andare anche su tutto il giorno. Non ti preoccupare, quando ci sposeremo, i mobili li sceglieremo in due. Aveva ragione. Mamma. A me non buttare la presa tanto come buttare. Mi chiamavo dopo un privilegio così per uscire. Ogni tanto mia moglie mi chiamava pure in campo, dice amore, lo vedi quel mobiletto stile veneziano con i vetri decorati laggiù in fondo? Voi, ti piace? Mi piace, a me invece non mi piace. Come tu mi hai fatto? E poi questa sera insieme a tutti quanti voi ho scoperto perché quando uno si sposa il grasso. Devo andare il giovanotto, era così, ma guardate gli schifo, guardate. Perché Vittorio, guardi, questo è importante, quando un ragazzo è giovane, fa una casa, apre il frigorifero, vede quello che c'è dentro e se ne va a letto. Quando ti scuso, la casa, vai nel letto, vedi quello che c'è dentro e te lo vai in tuo frigorifero. E mia moglie che si lamenta se Cilio da quando mi sono sposato con te non mi ricordo mai una passeggiata. La signora la buttai a Napoli al giardino zoologico pure. Signor loro a mezzo di tarantello va a sci. Io non lo so se pensava le ruba da sci. E poi girando per le varie gabbie degli animali ci siamo soffermati sulla gabbia degli scimpanzé. Ridata questi rugorilli di 3 metri così, che tutto là. Mia moglie con un gorilla di 3 metri. Vittorio, tu sei venuto a guardare? Proprio là. Ha guardato, mi ha detto, io vorrei sapere una cosa, ma se è vero che l'uomo discende dalle scimmie, ma tu vuoi ti caccia di te? E con questo poi l'ultima, veramente chiudo, l'ultima, perché io lo so, minorenni ci sono? No.
se ne dico ti arrabbi, non le diciamo. No, dico, se ne dico una un poco poco più, no, non è che decidi, però io mi farò tutto giusto. Ah, non si dice. Le donne, ma tutte, due cose mi devo dire, due. E più. Con Chioggera, un'associazione culturale che si muove nei Vicentini, con a Monte Corvino Rovella, Gifoni Valletiano, siamo gemellati con Gifoni Film Festival e stiamo organizzando delle bellissime serate di poesia, danza, di musica. Il nostro amico Ralph è stato premiato per il suo impegno costante come presentatore e come organizzatore di serate bellissime come questa, dove mi sto veramente divertendo. Un applauso a Ralph per questa bella serata. Grazie, molto buona la concetta. E anche la signora, la moglie, è un piacere conoscere questa bella famiglia, insomma, sia dal punto di vista professionale che amichevole. Una poetessa che ci fa una trasmissione televisiva dove si parla di Sanremo? Ci hai portato qualche novità? Sono venuta qui, mi sento un po' fuori luogo, però mi sto divertendo. Questa è la mia cosa. Sono venuta per amicizia a te, innanzitutto, per prima verso la tua persona, per vedere questo bellissimo popolo di questo meraviglioso paese. Poi c'è anche Carmen, che io conosco da 2008. C'è un applauso anche a Carmen. Niente, quindi io poi sono nata a Napoli, le mie origini sono napoletane, quindi ho il cuore qui. Non canterò perché... Però hai portato una sorpresa proprio di Sanremo. I cantanti da noi, tu lo sai, no? I cantanti cantano Sanremo e tu, poetessa, declami una poesia di... Sonia De Francesco, già. Sì, Sonia De Francesco. Yeah.
Io ti chiesi questa struttura perché conoscevo l'entusiasmo e la passione del pubblico del centro anziani. Io ti ringrazio, ringrazio anche il presidente che non è presente, facciamo un applauso al presidente Vittorio Pelliccia. Nicola Ponticelli. E anche il vicepresidente Nicola Ponticelli. Nicola Ponticelli. Ok. Salvatore, noi qua stiamo facendo una trasmissione che parla di Sanremo, stiamo ascoltando le più belle canzoni che sono state cantate a Sanremo. A te Sanremo piace? Cerco di vederlo un po' quando posso, ovviamente. Quando posso. Adesso con le iniziative, tu sei assessore allo spettacolo, all'ambiente, alla cultura. Che iniziativa avete in programma qui a Casalnuovo? Allora, innanzitutto volevo salutarti quanti e fare gli auguri di un buon Natale fatto e di un futuro buon anno 2013. Faccio gli auguri anche da parte del sindaco Antonio Peluso che stamattina mi ha chiesto, ha detto se vai stasera fai porta i miei saluti a tutti gli amici del centro anziani, quindi vi saluta caramente tutti quanti. Noi abbiamo fatto un ricco programma di Natale. Forse qualcuno avrà avuto anche la brochure, abbiamo fatto delle notti bianche, abbiamo fatto delle cose che a dire la verità sono state anche belle per un motivo molto semplice. Noi abbiamo chiuso per la prima volta via Nazionale delle Puglie una notte bianca del 21 dicembre e l'emozione è stata che sia la sera che il giorno dopo persone di 60, 70, 80 anni mi dissero, vi posso dire una cosa, noi abbiamo visto Taverna Nuova chiusa solo 33 anni fa, ma perché ci fu un problema alla strada e chiusero Taverna Nuova, ma quello che è successo stasera noi non l'abbiamo mai visto in 70 anni di vita. Io ho visto migliaia di persone in strada. Migliaia di persone sono alla strada. E sicuramente sarà un bis l'anno prossimo. Sicuramente, poi ne abbiamo fatto un'altra la domenica prima, purtroppo alle 9 non a piovere, quindi si è dovuto un po' liberare il corso, ma già c'erano in strada tantissima gente. Poi c'è stata su un'altra parte del Corso Umberto sabato 22 dicembre, il 6 gennaio ci sta un'altra manifestazione a Casarea, il Presepe Vivente, il 23 c'è stata un'altra iniziativa a Casarea, questa sera al Palazzetto dello Sport che dei punti ci stanno i ragazzi degli Up 3 Side, quelli ragazzi di X-Factor, il 6 gennaio in questo centro anziano ci sarà il Presepe Vivente, quindi ci sono tante iniziative. Può venire chiunque a vedere il Presepe Vivente? Ovviamente. Tutti invitati? No, io lo parlo loro. Sono proprio loro i protagonisti. Allora, complimenti, che vengono a vedere, complimenti. Sono loro proprio i protagonisti che da tanti anni fanno questo presepe e noi cerchiamo di essere vicini come amministrazione. Tra l'altro, questo centro, queste iniziative, io le promuovo in questo posto per un modo molto semplice. Primo perché loro le vogliono, le hanno chiesto, sono persone speciali che stanno sempre insieme. Tu quando mi dicevi, ma noi lo facciamo al centro anziani, disse non ti preoccupare, lo fai al centro anziani, avrai il problema dei posti, non il problema opposto. E quindi pensa addirittura che oltre a tante iniziative come quella che hai organizzato tu, a volte altre iniziative di cultura, sto cercando di organizzare una volta al mese in questa struttura la presentazione di un libro. In pratica mettiamo l'autore, scegliamo un libro insieme all'Accademia, Cattolica Accademia di Casalnuovo, scegliamo un libro, portiamo l'autore sul posto, lo presentiamo e a questo poi associamo un po' di arte, un po' di musica, un po' di poesia, un po' di tante perché cose, spettacolo, appunto, perché voglio dire un corollario insieme alla presentazione del libro. Quindi stiamo cercando di fare delle cose. Noi ci hanno dato degli schiaffi, ci hanno fatto prendere degli schiaffi. Ci conosciamo da anni, ti faccio un in bocca al lupo. Thank you.
Martina. Prego la regia di staccare un attimino il video. Ho poca voce, sono molto raffreddata. Allora, devo dire qualcosa al pubblico. Qualcuno mi dirà, Tina Bonetti farà un'altra canzone. Io vorrei fare una proposta. Poiché ne possiamo mandare una di ogni artista, una sola canzone. Se lei fa un'altra canzone e ci saranno gli altri artisti, però non andranno in onda, la seconda, e si vogliono esibire, non ci sono problemi. Se per il pubblico sta bene così, ce la fate a stare un'altra mezz'oretta, perché vedo che non ci sono tanti artisti che, se ci sono altri artisti che si vogliono esibire con un'altra canzone, però tenete presente che non andrà in onda la seconda canzone, andranno solo la prima. Vabbè, lei è d'accordo, signor? Allora facciamo una cosa, poiché noi adesso siamo in registrazione, mi accendi un attimo la telecamera, facciamo i saluti finali, poi riprendiamo. Mi raccomando, dopo da thank you.
nostri vivere piene di oscenità, giorni di cere senza più dignità. Amante libera, sono nell'anima, dentro una larga e di una penosa. Amante libera, sono nell'anima, dentro una macchina e di strade.
vento, non vedi un ritmo, ma la che ne serve va. Scusate, ma sono